calibro, martello, mezz'oro, chiave inglese, trapano, Fabrizio Franchi, 18 anni, nel terzo anno di tirocinio come metal costruttore. La motivazione che mi ha spinto a fare il metal costruttore è perché avevo voglia di provare a fare un lavoro manuale che non avevo mai fatto prima. Il metal costruttore lavora manualmente e fabbrica tutto ciò che può essere creato e costruito con il metallo. Materiali come l'acciaio, l'acciaio inox e l'alluminio vengono lavorati sia con attrezzi artigianali che con macchine computerizzate. La cosa che mi soddisfa maggiormente in questa professione è lavorare l'alluminio e l'acciaio inox, vedere quelle finiture su questi lavori. Tagliare, perforare, levigare e saldare sono queste le attività che deve sapere padroneggiare il metal costruttore. Il metal costruttore, questo lavoro non conosce routine. Ogni incarico è una nuova sfida, ogni giorno una nuova avventura. È stato subito ottimo per i miei collaboratori nella ditta, mi sono trovato sin dall'inizio bene, tutte persone disponibili, molto alla mano. Sì, in azienda c'è una persona che mi piacerebbe seguire il modo in cui lavora, è il Dario, perché è molto preciso e molto pulito e mi piacerebbe un giorno lavorare come lui. Il metal costruttore non deve soltanto saper leggere i piani, ma deve anche essere in grado di immaginarsi il prodotto finito. In officina si montano accessori, si trancia, si fora, si taglia, si salda, si leviga, si smussa e si curva. Vengono fabbricate ringhiere, scale, porte, portoni, finestre, facciate e giardini d'inverno. Spesso vengono assemblati materiali diversi fra loro, quali ad esempio l'acciaio, l'alluminio, il vetro, materiali sintetici ed isolanti. Il metal costruttore deve conoscere e sapere utilizzare le diverse tecniche d'assemblaggio. Fare il metal costruttore significa amare il lavoro di gruppo, specialmente durante il montaggio. Le mansioni da assumere sono complesse ed impegnative e richiedono creatività, talento e forza. Sottas. È qui che William, 18 anni, segue un tirocinio di 4 anni per diventare metal costruttore specializzato nelle costruzioni in acciaio. Ma motivazione ici chez Sottas per lavorare nel settore della charpente métallique. C'est le travail en équipe, le travail aussi en dehors, sur les chantiers, aussi bien qu'en atelier. Pour ce métier, il faut être manuel, aimer le travail précis, aimer aussi le travail physique et ne pas avoir peur d'utiliser certaines machines. Nelle costruzioni in acciaio, i pezzi da lavorare sono di grandi dimensioni. Grazie ai piani di officina, il metal costruttore specializzato nelle costruzioni in acciaio organizza in modo razionale i processi di produzione. La carpenteria metallica tradizionale e la costruzione di capannoni in acciaio fanno parte delle attività quotidiane del metal costruttore specializzato nelle costruzioni in acciaio. Le sue capacità manuali vengono supportate dall'utilizzo di moderne macchine a controllo numerico. On travaille principalement l'acier ici en charpente métallique et parfois de l'inox. En travaillant beaucoup avec un poste à souder et des meules et des machines de perçage et de découpage. Al giorno d'oggi sempre più spesso vengono richieste delle costruzioni speciali. Il metal costruttore specializzato nelle costruzioni in acciaio tiene conto degli elementi aggiuntivi alle costruzioni convenzionali rispettando le relative tolleranze. William sta equipaggiando una trave in acciaio con i fissaggi necessari per l'assemblaggio.
Je conseillerais de faire ce travail pour une personne qui aime un travail varié, à l'extérieur et à l'intérieur, avec un travail en équipe. Par contre, je déconseillerais à une personne pas motivée et une personne qui n'aime pas être tout le temps debout et faire des travaux physiques. Il montaggio è una parte estremamente importante delle attività quotidiane del metalcostruttore specializzato nelle costruzioni in acciaio. Oltre ad esperienze e conoscenze approfondite, è essenziale il lavoro di gruppo. Per William non ci sono dubbi, il metalcostruttore specializzato nelle costruzioni in acciaio è la professione che ha sempre sognato. In un ambito lavorativo completamente diverso, Philippe segue una formazione per diventare metalcostruttore. Ha scelto di specializzarsi nei lavori di fucinatura. Also, mein Name ist Philipp Tanner, ich komme von Uster, mache Lehre beim Urs Teuscher als Metallbauer, Fachkräftiger Schmiedarbeiter. Ja, ist vor allem vielseitig der Beruf. Er ist körperlich anspruchsvoll, man sieht jeden Tag etwas Neues. I metalcostruttori specializzati nei lavori di fucinatura hanno il fuoco nelle vene. Il ferro viene riscaldato nella forgia ed in seguito forgiato a mano o mediante un maglio. I metalcostruttori specializzati nei lavori di fucinatura padroneggiano le tecniche di forgiatura e di trattamento termico dell'acciaio. Queste sono le competenze richieste, ad esempio, nella lavorazione artistica del ferro battuto o nella riparazione di oggetti esistenti. Oltre alle tecniche di lavorazione tradizionali impiegate nelle costruzioni metalliche, vengono pure utilizzati l'incudine ed il martello. Die Maschinen, die zum Einsatz kommen, sind zum Beispiel Bohrmaschinen, Sagen, Tessen mit dem Amboss zusammen. Und wenn man jetzt auf den Bau müsste, so Winkelschleifen, alles in der Richtung. Qui Philippe lavora su un pezzo di acciaio che farà parte di un portone forgiato artisticamente. La professione di metalcostruttore specializzato nei lavori di fucinatura è interessante e richiede un'ottima costituzione fisica. Teamwork ist sehr wichtig in diesem Beruf. Ich meine, was will man ohne sein Team machen? Man könnte selber nicht wirklich weit kommen. Metalcostruttore, una professione completa e creativa. Tutti i giorni possiamo ammirare opere da lui realizzate. Una passione per il lavoro artigianale minuzioso. Buone prestazioni in calcolo e in disegno tecnico, oltre a una buona capacità di rappresentazione spaziale, sono le competenze richieste per questa professione, che offre in seguito numerose opportunità di perfezionamento professionale.